Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Walking Dead Season 1. E questo è il quinto episodio. Allora, nell'ultimo episodio, vi faccio un piccolo resoconto, siamo arrivati dalla perlustrazione nel campo, nell'accampamento dei Save Lots. Cioè, abbiamo incontrato questa donna che a quanto pare aveva un conto in sospeso con la fattoria di St. John. I misteri ci sono, raga, perché la figlia è sparita. E a quanto pare la madre c'è. La madre, sì. La signora che Danny ha ucciso senza pietà. Cioè, tramava vendetta. Per forza di cose, raga. Ma adesso, no, Man, you're io voglio still around, capire huh? che cazzo sia Chasing successo. Danny? What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back! What happened? Handled it, mama. Tutto fatto. Danny non ha pietà, raga, non ha pietà. È proprio sadico. This isn't what Terry Questa è would Brenda, però. want. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. Questi due continuano a litigare, prima o poi dovranno andare d'accordo, se Don't know. no. Squabbling looks like a lot of tension with y'all, huh? Sì, hanno molta tensione, molta. Non They have possono different convenire su ideas about niente. how we should run our group. They don't find any common ground, so things can fall apart. No, it's just tough times. Everyone's hungry and people get a little stir crazy when their tummy's empty. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Ma adesso andiamo a scoprire i misteri che che rivelate, perché raga, Brenda sembra quella più, possiamo dire, più sana di mente rispetto ai due fratelli. Sì, ma Danny è proprio un sadico. Andy, boh, ma ancora misterioso. Brenda sembra quella sana, cioè sana di mente. Oh, ciao Clem. Allora, abbiamo trovato il cappello, dobbiamo restituirglielo. Ok, allora, raga, direi di andare in quel, possiamo dire, un caseificio? Sì. Lì ci sono Larry e Lily, non ci voglio parlare. Oh, che bel posto. Ah, una mucca. Già, sembra malata. It's okay, Clementine. You can pet her. Ah, però abbiamo la nostra veterinaria di fiducia, quindi. It's okay, go ahead. Non ho mai Patches toccato says una Mabel mucca. could have her baby tonight. We'll see, Clementine. Un blocco di sale. What's this thing? Danny said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. No. No, grande, l'ha leccato. I don't know. Parliamo con Andy, Hey vediamo. there, Andy. Yep. Quando crede che When mangeremo? do you think we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Ce lo dici te? Abbiamo She let incontrato you una donna nel slide out of the bosco. woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he ought to. Infatti, Comfort her, huh? parla Well, più di better quanto now dovrebbe you got Mabel on the parlare. case. E quella donna, raga, ci Yes, stava per dire sure. una cosa. Me lo ricordo ancora. Digli che cosa hai in mente per loro. Ah, e cosa c'è dietro questa porta? You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff. Something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Forse
Kenny è veramente un po' troppo paranoico in questo caso. No, a proteggerlo in ogni caso. Ah, anche lì ha ragione. Non so, raga. Cosa ci può essere dietro quella porta? In un caseificio mi immagino degli utensili, non so. Un macellaio? Una macelleria? No, perché would you say that? Well, you're, you know, urban. Ah, ho capito, grande Kenny. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Minchia, i tuoi baffi la dicono tutta, non ti preoccupare. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again. Ah, ottimo piano. E se non sbaglio avevo già visto una cassetta con delle viti, o magari, cioè, degli utensili, l'avevo vista tipo fuori. Andiamo a prendere quella. No, non ti preoccupare, vogliamo soltanto scassinare una porta, niente di particolare. Cosa c'è dentro la porta? Chiediamo così. Arnesi. E perché si dovrebbe innervosire? Scusami. Soltanto un pizzico di curiosità, dai. E va bene. Andiamo fuori. Obiettivo dell'episodio? Aprire quella porta e scoprire che cosa c'è dentro. Di sicuro potrebbe dirci che cosa ha in mente questa famiglia. E soprattutto i misteri dietro quella donna che è morta. Cioè, non c'è nemmeno bisogno. Larry flirta come un cane. Che cazzo? Larry è proprio spudorato, eh? Vabbè, avevo visto una cassetta degli attrezzi. Eccola. Di sicuro là c'è. Ci sarebbe. Ecco, perfetto. Ecco, questo ci serve. Un attrezzo multiuso. Una sega? No, non credo ci possa servire. Una sega. Va bene. No, non credo ci potrebbe servire tanto. Boh, parliamo un po', va? Ecco. Vorrei un attimo parlare con Danny per chiarire quello che è successo. Cosa? Ah, wow. Bella la tua ragazza. Quella pistola ti piace molto, eh? So, è solo una pistola. È solo una. Ah, Charlotte. La tua ragazza. Sospettoso, no. Tu sei strano e basta. Basta solo che si inficca un cecchino in culo, che cazzo. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Vedrai che la cena sarà buona. Sbaglio o tipo sta cena sta dando un po' troppo importanza? Cioè, vedrai che la cena sarà buona, ma che cazzo? Però ok, tanto una cena, nel senso, io voglio sapere i misteri. Cioè, che cosa si nasconde dietro la vostra porta? Larry, vabbè, levati dal cazzo. You been getting along with Larry? He's just a big old sweetheart, ain't he? Don't know if I would have used those words exactly. Don't judge, honey. This world is bringing out. Non giudicare, no, no, però lui può farlo, lui può farlo.
Lui può giudicarmi, certo. Ma che come sta? Cioè, è sparito. Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. A quanto pare vedo che sta bene. Cioè, non è che vedo, però, da quello che mi dici te. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Ok. Dai, sei il medico, va bene. So, what are y'all keeping the barn back there? Besides cows, I mean. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I see. I don't mean to pry. It's nothing interesting, I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know. We ran into some trouble out there. Forse raga Kenya sbaglia, non so. Forse veramente lì c'è stata una macelleria. Cioè nel senso per, non so, ovviamente per ammazzare gli animali, nel senso. No, that's not a very nice thing to say, Lee. He seemed to enjoy this woman's death. I'm sure he did. He is sensitive. He wanted to do whatever it takes to protect this place. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Goditela finché puoi, certo. Te goditela finché puoi. Allora, intanto, abbiamo l'attrezzo multiuso. Direi di andare ad aprire quella dannata porta. Aspetta, ma se Andy è là, come cazzo facciamo? È vero. Raga, se Andy è là, come facciamo ad aprirgli? Non possiamo più aprire davanti a lui. Facciamo qualcosa con questo generatore. Magari se lo manomettiamo, ecco, riusciamo a distrarlo per qualche secondo e... Prima spegniamo. Dobbiamo manometterlo, no? In qualche modo. Perfetto. Ok. Perfetto, abbiamo manomesso il generatore. Ok, adesso se ne va via Andy. E ne abbiamo via libera. Perfetto. Dai. Tanto non è che ci puoi smanettare tanto. Se manca una cinghia, manca una cinghia. Basta. A certe volte i personaggi in The Walking Dead mi fanno ridere perché guardano i muri e finché non facciamo qualcosa non succede niente. Ok, adesso abbiamo via libera, apriamo quella porta. There's a baby in there. Careful, don't spook her. Però parliamo un po', dai. Prima... Ah, è vero! Dobbiamo ridargli il cappello. Give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor yet who might have taken it? No. Why? Ma allora come cazzo ha fatto a perderlo? Nel senso, se lo tiene sempre addosso. I will. Hey, Lee. Forse quando dorme se lo toglie. Mi piacerebbe un giorno, dai. Someday, maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. No. Non ci tengo, grazie. Vabbè, abbiamo via libera. Prendiamo con Kenny. I picked up something I think could help with the lock. Nothing to stop you now. Let's go. Oh no, hanno... Che cos'è? Ah, mi sa che stanno chiamando per la cena. Sto bambino. Okay. State calmo. It's dinner time. Dad, come on. Let's eat. Kenny, come along, honey. No, raga, lo adoro sto duck, dai. Troppo schizzato. Vabbè. Adesso siamo solo io e la porta. Solo io e la porta. Apriamo sta porta.
Cioè, io mi immagino che adesso apriamo sta porta e ci arriva Andy in culo, boh. Ok. Una macelleria? Ok. Non credo sia una macelleria, ma sembrano proprio delle trappole per umani. Cioè. Ok. Raga, chissà. Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. Caccia ma di cosa? Animali? Skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Sì. No, no, raga, è ancora molto incerto perché potrebbe essere una macelleria di animali, come potrebbe essere di esseri umani, raga, io ci sto facendo il pensiero. Oh, teletrasporto. Il teletrasporto, raga. Don't worry. That was a while ago and I ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I can eat a horse. Where's Mom? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all. Boh, va bene, andiamo a lavarci le mani. Vediamo un po'. Hanno pure delle lauree. Non sono stupidi. Beh, mai detto, cioè, mai pensato, però. Aspettiamo un po'. Una specie di crema. Ok, niente, andiamo. Andiamo lì, eh? Ok. Ma il lavabo era là. Va bene. Ah, raga, lì vuole esplorare, va bene. Aspetta, qui c'è un cavo. Vediamo un po', dove arriva qua sto cavo? Arriva qua il cavo. Ma sembra più un cavo della luce, tipo che collega le stanze. Dove, quando non ci sono lampadine, credo. Ma lì c'è una stanza, infatti. What the hell? They need so much morphine for. Minchia. Someone needed some first aid recently. Careless. Smart. Perché infatti di che cosa se ne fanno di così tanta morfina? Non credo che siano per gli animali. E raga, Mark? Mark era qua? No. Cioè, doveva essere qua forse. Sangue. No, no, raga, Dov'è Mark? Forse dietro questa porta, vediamo, aspetta. Spostiamo l'armadio. Forse dietro questa porta, sta la cagando? Boh. Mark? Mark? Sei là? Mark? No! Mark? No, che schifo. No, dai. Cosa vedo nei miei occhi? No, no, che schifo. Ma guarda, non avevo dubbi, eh. Cazzo, raga. Gli hanno tagliato le gambe. No. Carne. No, raga, si stanno mangiando le gambe di Mark. Raga, dobbiamo andare. Dobbiamo evitare che Clem mangi le gambe di Mark. Andiamo.
Non mangiate quella. Non mangiate quella roba. Ok. Raga, allora. Dobbiamo trovare il modo migliore per dire che quelle carni umane che non la possono mangiare. Guarda che schifo, raga. Guarda che schifo. Guarda Duck. They could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. Devo essere diretto. You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Sì, sì, sì. Sto cercando di salvare il culo. What is going on? Vai a dare un'occhiata. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy. Not a ranch. Think about it. It's true. Sono dei cannibali, raga, però, eh. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Ma che camminchiata è? Adesso ho capito. Si sono mangiati la bambina della donna. You're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better. No, andiamocene. Just let us go. No, raga, lasciateci andare, al calonna. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. No, non mi... Scappa. Run! Nobody's going anywhere. No, ci vogliono mangiare, mo. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking what? Put your guns down! We're walking out of here! Mommy, I don't want to die. Mommy, what did I eat? Somebody do something! Dobbiamo fare qualcosa. No, povera Clem. No, no. Oh, brutto bastardo! Io ti ammazzo. Tu non tocchi la mia Clem. Mark? Mi sa che è caduto dalle scale, poverino. Oh. Spettacolo re. Madonna. Raga. Cazzarola. Sti qua sono cannibali a sfacco. Cioè, sono cannibali del cazzo. Allora, questa è gente malata. E riflettendo un attimo sull'episodio di ieri, sulla bambina scomparsa, possiamo dire, della donna, io penso che se la siano mangiata, se la sono portata nel bosco, gli hanno fatto non so cosa, e se la sono mangiata, come tu... Raga, è veramente... È stata veramente scioccante sta puntata. Per questo io penso di concluderla qua. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale se volete. E sempre nei commenti ditemi magari altre serie che vorreste che io porti dopo che avrò finito questa. Come ogni puntata io vi saluto e bella ragazzi.